cerca di capire ciò che Dio fa, di vedere tutto con la sua parola, standogli a fianco, così avrai il punto di vista giusto. Qualsiasi cosa fai, dovresti pensare ad avere un rapporto normale con Dio. Se il tuo rapporto con Dio è normale, se le tue intenzioni sono giuste, fallo. Per mantenere un rapporto normale con Dio, non puoi avere paura di subire perdite. Costruire un buon rapporto con Dio deve essere la priorità. Per chi crede in Lui, tutti dovrebbero trattar ciò come il compito, la cosa più importante della vita. Non puoi permettere a Satana di prevalere in te, di afferrarti, renderti ridicolo. Tale intenzione è segno che il tuo rapporto con Dio è normale. Non è per la carne ma per la pace dello spirito, per soddisfare la volontà di Dio e ottenere l'opera dello Spirito Santo. Costruire un buon rapporto con Dio deve essere la priorità. Per chi crede uno stato giusto devi costruire una relazione forte con Dio. Imposta una giusta visione della fede in Lui, e perché Dio ti guadagni, riveli il frutto delle sue parole in te, e per consentire a Dio di illuminarti di più.